Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a provare un set che, devo dire, è molto recente perché sono armi che comunque abbiamo recensito da poco e sto parlando del set Multimac CCX e Scorpione Nero 4SR. Lo Scorpione Nero ci abbiamo fatto il video ieri e lo trovate a fine video, come anche quello del Multimac, e sono due armi un po' particolari perché lo Scorpione Nero è un fucile da ricognizione quasi automatico per quanta cadenza ha. Infatti ha anche il fuoco automatico, quindi diciamo che lo considero più un automatico che una ricognizione. Mentre la Multimac è una mitraglietta primaria con veramente parecchia gettata, 900 colpi al minuto, quindi il solito archetipo che mi piace, e ovviamente un impatto collegato alla cadenza. E devo dire che però è molto molto forte anche in PvE. Probabilmente questa la conoscerete oltre che per i video che abbiamo fatto, perché è l'arma che si vede nei video di Elite Gaming in cui fa le partite competitive. Quindi adesso andiamo subito a iniziare la partita e vediamo cosa riusciamo a fare. Ok, siamo in sponda remota, vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Comunque, la gettata massima del set, bene o male, l'utilità che possiamo fare è quella che raggiunge con lo scorpione nero, perché alla fine è l'arma che si utilizza per le lunghe distanze. Quindi diciamo che il massimo raggiungibile sono le medio lunghe distanze, comunque non lunghissime, perché avete visto che non si riesce ad andare particolarmente in testa con lo scorpione nero da distanze troppo lunghe. No, qui Multimac, ragazzi, devasta. Cioè, una gittata incredibile, qualcosa di devastante. Multimac, ragazzi, è stata un po' una rivelazione, perché all'inizio l'avevo provata ed era una mitraglietta molto forte, come avevo detto anche nel video, ma poi riprovandola per il PvE l'ho piazzata anche in questo set in PvP. Stammi lontano, stammi lontano. Ok, bravissimi. Dicevo, l'ho passata in questo set anche per il PvP e devo dire che mi sta piacendo veramente tantissimo, come mi è piaciuta, come mi piace anche in PvE. Lo scorpione nero, avete visto quando facciamo i colpi in testa fa veramente male, eh? È vero che erano tutti due one shot questi, però è un set molto particolare, ragazzi, perché comunque sono armi ovviamente che non si vedono tutti i giorni. Questo si è fatto una quintupla di lanciarazzi. Dicevo, sono armi che comunque non si vedono tutti i giorni, sono armi particolari anche come armi in sé, nel senso che lo scorpione nero è un ricognizione, un automatico, un incrocio tra i due, mentre la Multimac è una mitraglietta cinetica veramente, veramente molto, molto forte, particolarmente per la gittata. No, ma non ti vedo perché sei invisibile, stai tranquillo. Diciamo che lo scorpione nero dalle medie distanze non se la cava chissà quanto bene. Bisogna cercare di sempre spingerlo più in alto che possiamo, perché altrimenti non si riesce a mettere particolare compito in testa. Mentre se invece lo puntiamo dalle okay. Lunghe distanze non fa veramente male, ci sta. Ovviamente bisogna prendere in testa, il che è leggermente difficile, ma cioè si può fare comunque. No! And I see you again. La gente che sta qua, aiuto. Fare anche così io. Dai, che quelli non sono morti, me lo spieghi. Quel titano è resistito a due martelli. Come? Secondo quale fisica? Allora, non me la sto cavando malissimo, devo dire. Il set mi piace perché è un set molto particolare e anche equilibrato. La Multimac, devo dire che è il punto un po' di forza di questo set, perché se la cava veramente benissimo dalle medio corte distanze, fa veramente male. Bene o male è come il fardello dell'eroe alla fine, solamente che è cinetico e ce la farò, uccido questo. Bene, mi uccide il tizio col bobino di Warcliffe da 50 anni luce prima. Dicevo, alla fine è un fardello dell'eroe cinetico. Il rinculo è giusto un pochino diverso, ma bene o male siamo lì comunque come tipologia di arma. Ok, sono sopravvissuto per miracolo al tizio qua con il martello. Questo col bobino mi ha rotto le palle. Stammi lontano. C'era dietro. Fuggiamo da qua, che c'è anche il tizio che passa la rete non so dove.
arato malissimo proprio. Quanto fa male sta lampa. Quanto fa male, è incredibile. Cioè, dai ragazzi, multimac devastante, miglior mitraglietta del secolo. Esci, esci. Ok, bisogna, è un set difficile da utilizzare probabilmente, perché bisogna prendersi un attimino la mano. Io fuggo qua perché se no mi fanno male, sono morto. Dicevo, bisogna prenderci un attimino la mano, perché la multimac ha un rinculo particolare, una maneggevolezza veramente alta. Quindi all'inizio potrebbe essere un po' difficile rimanere sull'obiettivo. Lo scorpione nero, come vi ho detto, è un'arma non complicata, però molto, molto particolare anche questa. Io ti do super così impulso, ma... volevo trovare qualcuno anche. Fuggi. Zona C conquistata. Zona di vantaggio conquistata. Zona B persa. Non lasciare la vittoria in mano al nemico senza lottare. Ce l'ho ovunque. Sono morto. Dopo comunque che abbiamo imparato a utilizzarlo, che ci abbiamo fatto un paio di partite, si usa bene, è anche molto forte, ragazzi. Tanto quello l'ho fatto. Vedete che prendendo in testa lo scorpione nero veramente spacca. Abbiamo perso, però non ho giocato male. 27 kill e 1,93. Non male, non male. Devo dire, ho fatto parecchi kill. Ragazzi, il set è buono, come ho già detto appunto è un pochino difficile da utilizzare, ma una volta che superate questi piccoli intoppi devo dire che andate alla grande, è veramente veramente molto buono. Quindi io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete con tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che siate bellissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche se è bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao. Io sono Gaul per la tua luce. And